Ieri ho fatto un video che ho definito definitivo sulla questione Cristiano Ronaldo. Perché definitivo? Perché è molto semplice, ragazzi. In questo momento Cristiano Ronaldo vuole andare via dalla Juventus. Ok? Vuole andare via. La Juventus è anche disposta probabilmente ad accontentarlo, ok? Perché andrebbe a risparmiare tanti soldini derivati da un ingaggio molto molto pesante, e in una situazione come questa di difficoltà economica per la Juventus è un'opportunità a livello economico, ma non lo è a livello sportivo. E l'unica squadra interessata al momento a Cristiano Ronaldo, cioè il Manchester City, non è disposto a pagare cash il cartellino di Cristiano Ronaldo, ma avrebbe presentato al giocatore un'offerta biennale di 15 milioni di euro a stagione. Ieri sera il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è arrivato a Torino, dove non ha incontrato la Juventus, dove al momento non c'è nessuna offerta ufficiale per la Juventus, magari ha semplicemente riportato al giocatore l'offerta del Manchester City e stanno cercando di capire come poter intavolare il tutto con la Juve. La Juventus sarebbe disposta ad accettare anche all'interno dello scambio che porterebbe Ronaldo al Manchester il cartellino di Gabriel Jesus. Qua apro una piccola parentesi perché non ho idea se abbiamo ancora uno slot extracomunitario, perché in questa sessione di mercato abbiamo acquistato solo Kai Jorge, l'anno scorso Arthur e McKennie, quindi l'anno scorso erano due. Ricorderete tutto il problema legato a Suarez e l'impossibilità di poterlo tesserare poiché extracomunitario. Ora si dice che la Juventus ha esaurito gli slot extracomunitari, ma potrebbe liberarne uno cedendo McKennie all'estero, quindi liberando uno slot extracomunitario, cedendo un extracomunitario in un altro campionato. Da quanto ricordo io, e ho fatto delle ricerche e non sono riuscito a trovare la risposta, e per questo vi chiedo scusa, quindi devo andarci con i piedi di piombo. Per quanto ricordo io, non puoi liberare slot extracomunitari. Quindi, se durante la sessione di calciomercato tu hai esaurito il numero di extracomunitari tesserabili, fine, se ne riparla l'anno prossimo, non dovrebbe esserci modo. Se poi invece davvero con la cessione di McKennie all'estero liberi questo slot, è un altro discorso, ma capite bene che allora per tesserare un giocatore ne devi cedere due, quindi Ronaldo e McKennie per tesserare Gabriel Jesus. Ma tanto il Manchester City e Guardiola hanno deciso che Gabriel Jesus non farà parte della trattativa. Quindi definitivo ieri, dicevo così, perché la Juventus lo cederebbe. Però ho chiesto o soldi che non gli vogliono dare, o un giocatore che non gli vuole dare. Cristiano Ronaldo può voler andare via, sì, però non è che possiamo accontentare il City, Ronaldo e non la Juve. E Juventus ti chiedo di metterci veramente la faccia in questa storia. Quindi definitiva perché o arrivano i soldi, o arriva il giocatore, o Ronaldo non si muove. Il problema qual è? Che questa è la logica che dovremmo tutti utilizzare quando si parla di calciomercato. In questo momento non stiamo più parlando di una parte logica. In questo momento siamo fuori dalla logica e mi dispiace continuare a leggere nei miei video perché parli ancora di Ronaldo, non hai capito che non c'è niente, un'invenzione dei giornali e tutte queste cose qua. Perché ragazzi, è palese, è sotto la luce del sole, è lampante, trasparente, un dato di fatto. Cristiano Ronaldo vuole andare via dalla Juventus, sta facendo di tutto per andare via dalla Juventus. Era palese dopo Bologna-Juve, era palese dopo l'eliminazione con il Porto per come ha giocato nei successivi mesi, era palese dalle parole in nazionale, era palese da due post che ha pubblicato su Instagram, era palese dalla panchina dell'altro giorno con l'Udinese e aggiungo, è diventato palese anche quando durante le amichevoli non gliene fregava niente di essere sostituito e andava dritto negli spogliatoi, segno che allora lui non voleva a tutti i costi rischiare di, perché sarebbe potuta arrivare un'offerta che in questo momento potrebbe essere arrivata solo al giocatore, ma ribadisco, il Manchester City in questo momento non ha volontà di pagare. Perché dico che la logica? Perché quando la logica non ci arriva, devi andare oltre, devi prendere in considerazione l'imponderabile. E io lo prendo in considerazione l'imponderabile, signori. Perché sto ragionando, sto cercando di capire quale può essere la scappatoia. E uno come Cristiano Ronaldo, non ci credo che nel contratto non si sia fatto mettere delle scappatoie, delle clausole. E sto ipotizzando un'eventuale clausola che permetta a Cristiano Ronaldo di liberarsi in maniera unilaterale dalla Juventus, sborsando tot. Cristiano Ronaldo in questo momento guadagna 31 milioni di euro netti dalla Juventus, che sono 62 lordi, ok? Il che significa che avendo un residuo bilancio d'ammortamento di una cifra compresa tra i 25 e i 28 milioni di euro, Cristiano Ronaldo guadagna più di quanto vale per la Juve. Tradotto, Cristiano Ronaldo, o comunque una qualsiasi squadra, potrebbe dare 25 milioni di euro alla Juventus
per liberarlo e per tesserarlo e stipulare un nuovo contratto. Se Ronaldo dovesse avere all'interno del contratto una clausola che prevede il pagamento da parte di Cristiano Ronaldo, okay, dell'ammortamento residuo per liberarsi, sarebbe a posto. Qua però sorge un problema, e cioè anche qua non so se si può fare. Ho cercato anche questo, non ho trovato risposte. Sono due le cose che ho cercato: slot extracomunitari che si possa liberare e se un giocatore può in qualche modo, non dico comprarsi il cartellino, quello non lo può fare in Italia. Neymar l'ha fatto all'epoca con Barcellona PSG, il PSG gli ha dato 200 milioni di sponsor per fare la star dei mondiali in Qatar e lui con quei 200 milioni di sponsor che arrivando al PSG da uno sponsor parallelo ha comprato il cartellino a Barcellona e ha dato al PSG per aggirare il fair play finanziario. C'era stata quella roba lì dietro, una porcata assurda. Infatti mi fa ridere che Leonardo dica che il Real Madrid si comporta in maniera illegale e immorale nei confronti del PSG. Il povero, povero PSG che in questo momento deve capire se accettare 160 milioni di offerta per Mbappé in scadenza di contratto o se perderlo a zero l'anno dopo. Povero, povero PSG. Povero PSG. In Italia il cartellino non te lo puoi comprare, ma metti che c'è una scappatoia che permette la rescissione unilaterale da parte del calciatore a patto che venga pagata una certa percentuale, e allora Manchester City potrebbe dire: va bene, io 30 milioni non li metto, do 10-15 milioni di euro alla firma Cristiano Ronaldo, ci paghiamo a metà il cartellino, tra virgolette, la rescissione contrattuale con la Juve con i soldi ce li ha in mano, Ronaldo è libero, siamo tutti contenti. Qua però sorge un problema grosso, cioè che la Juventus potrebbe non essere padrona del suo destino, no? Potrebbe ritrovarsi di fronte a una cessione di Cristiano Ronaldo che non aveva preso in considerazione, che comunque, ragazzi, lo torno a ribadire, è un pezzo, è il 10, dal 10 marzo, dall'8 marzo, 10 marzo, il giorno dopo l'eliminazione con il Porto. La prima cosa che vi dico è: io andrei avanti con Cristiano Ronaldo, io, perché ci sono due cose, cioè il fatto soggettivo, e cioè io andrei avanti con Cristiano Ronaldo, per voi, per te che mi stai guardando, può essere un'altra roba. Poi c'è il fatto oggettivo, cioè che in campo è uno che in 3 anni mi ha fatto 101 gol. Quindi, sotto il profilo sportivo, la Juventus dovrebbe andare a sostituirlo, ok? Ma se la Juventus si ritrova, passatemi il termine, ostaggio di Cristiano Ronaldo, obbligata a dire: ok, Cristiano, va bene, hai nel contratto questa clausola, hai il diritto di andartene. La Juventus si ritrova con 25, 20, 30, 35, esageriamo, è una cifra che non ha senso, perché, ripeto, io temo in questo momento addirittura di perderlo a zero, quindi voglio proprio esagerare, ci ritroviamo con 50 milioni di euro in mano, e lo ribadisco, è fuori dalla realtà, perché benché vada, se te ne ritrovi 25 hai già fatto tanto, hai 50 milioni di euro in mano, mancano 5 giorni alla fine del mercato, ne mancano 3. Tre, e giochiamo con l'Empoli, e che cosa facciamo con quei 50 milioni di euro in mano? Li schieriamo titolari? Facciamo battere un rigore? Li mettiamo in attacco? Bisogna trovare una soluzione. E Cristiano Ronaldo non lo sostituisci. Non in 5 giorni. Il Real Madrid non l'ha ancora sostituito in 3 anni. E ora prende Mbappé perché sa che può essere quello il prossimo Cristiano Ronaldo. È una situazione brutta, ragazzi. Mi dispiace. E so che tanti stanno esultando. Io in questo momento sono diviso tra l'orgoglio di aver tesserato Cristiano Ronaldo, perché io quel momento in cui Cristiano Ronaldo è un calciatore ufficialmente della Juve non lo dimentico e non lo dimenticherò mai, è stato uno dei momenti più belli da tifoso, ok? Uno dei più belli, non il più bello, ho detto uno dei più belli. E il rimpianto e la consapevolezza che noi non siamo mai stati all'altezza di Cristiano Ronaldo, perché i primi 2 anni Ronaldo in Champions è un vero e proprio trascinatore e la squadra non è all'altezza. Quest'anno invece in Champions Ronaldo stesso non è stato all'altezza di un Federico Chiesa che ha fatto di tutto. E ve lo torno a dire, io sarei andato avanti con Ronaldo, ma la scelta era tutta sua. Gli ho passato il pallone a marzo e gli ho detto: ragionaci bene, pensaci, perché se tu qui non hai più niente da dare, è giusto che tu te ne vada, e lo penso tuttora, un calciatore che rimane controvoglia. Per me non deve rimanere, ok? Non deve rimanere. Ma è successo a marzo che tutti, e dico tutti, abbiamo iniziato a capire che non stavi più bene a Torino. Tutti lo abbiamo capito, Cristiano. A marzo. Sono passati 5 mesi e mezzo. In 5 mesi e mezzo hai insistito, mai confermando la tua permanenza alla Juventus, sospetto dato che tutti gli altri anni lo avevi fatto. Questo è l'ultimo anno di contratto.
Alla Juve conviene venderti ora a soldi piuttosto che perderti a zero l'anno prossimo. Conviene a livello economico. Ma dato che io sono un tifoso e quei soldi non vengono in tasca a me e io una cifra del genere non la vedrò mai nella mia vita, io preferisco che sul campo ci vada una squadra forte, in grado di fare gol. Quei 30-35 gol all'anno di Cristiano Ronaldo che vado a perdere, chi me li dà? Perché ripeto, Gabriel Jesus non lo vogliono cedere, forse non lo puoi tesserare. Vlahovic penso che sia più un sogno che altro in questo momento. Icardi credo che sia l'unico nome plausibile, ma in questo momento è addirittura infortunato e bisognerà vedere se in 5 giorni riuscirà a intavolare una trattativa lampo col PSG, farlo arrivare, stipulare il contratto, visite mediche, firme. Ripeto, mancano 5 giorni. Cristiano Ronaldo non lo sostituisce con il primo che passa. Questo è un dato oggettivo. Poi a livello soggettivo tutti possiamo avere la nostra opinione. Io da un po' che ve lo dico che mi sono disinnamorato dell'uomo Cristiano Ronaldo, ma continuo a essere innamorato del Cristiano in campo, non per gli atteggiamenti, ma per quello che fa sul campo, perché lo torno a dire, lo riconosco, in questo momento è il miglior calciatore della Juve, il miglior calciatore della Serie A e credo ancora uno dei migliori calciatori al mondo, nonostante le 37 primavere che andrà a spegnere le candeline appunto a febbraio per i suoi 37 anni. Quindi Cristiano Ronaldo lo devi sostituire. In qualche modo, non puoi sperare che Dybala, Morata e Kayorga possano portare avanti la baracca fino alla fine della stagione perché sarebbe un errore troppo grande. Haaland, apro il capitolo perché anche dei miei amici mi hanno detto: beh, prendi Haaland, ha una clausola di 75 milioni. Ripeto, alla Juve se entrano, entrano 25, al massimo ne risparmia degli altri, e non è che se ne risparmia allora li usa tutti, e comunque la clausola di Haaland parte dall'anno prossimo. E comunque torno a dire e ribadire che mancano 5 giorni alla fine del calciomercato. Non ero contrario alla partenza di Ronaldo, l'avevo anche metabolizzata, pensavo che partisse. Infatti avevo fatto un video in cui gli chiedevo di essere più uomo squadra, più calciatore, più normale, perché è sempre stato trattato da Dio, non è mai stato trattato da uomo. Molte volte ha avuto dei comportamenti che i tifosi delle altre squadre, per cui i tifosi delle altre squadre erano arrivati a dire: è più importante Ronaldo della Juve. Ecco, io da qui voglio ripartire. La Juve è più importante di Ronaldo. La Juve è e sarà sempre più importante di ogni singolo calciatore. Per me, neanche quei due signori lì dietro, Buffon e Del Piero, campioni del mondo andati in Serie B, capitani storici della Juve, due dei più grandi giocatori a livello di presenze anche nella storia della Juventus. Nemmeno loro due sono davanti alla Juve, perché la Juve rimane e rimarrà per sempre. E un Cristiano Ronaldo qualsiasi, perdonami Cristiano se dico una roba del genere, ma a livello umano te la devo dire. Un Cristiano Ronaldo qualsiasi che a 5 giorni dalla fine ti mette in difficoltà e mette in difficoltà la Juventus e mette in difficoltà i tifosi della Juventus che ora sono preoccupati perché ti riconoscono qualcosa. Stai mettendo in difficoltà una società e una tifoseria. Stai mettendo in seria difficoltà tutti. Poi magari la Juve c'ha già pronto il nome del sostituto. Sarà anche un sostituto di quelli forti, di cui ci innamoreremo, che ci farà vincere qualsiasi cosa. Me lo auguro, lo spero, perché non sto dicendo a priori che è sbagliato. Sto dicendo che sicuramente la situazione non è facile. Qualcuno mi potrà dire: ma guarda che Cristiano Ronaldo rimane, Luca, ti stai facendo sto viaggio, ma Cristiano Ronaldo rimane. Va bene, se rimane, ve lo torno a dire, io lo terrei, ma sono consapevole del fatto che giunti a questo punto, sia in caso di cessione, sia in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus, niente sarà più come prima, perché la tifoseria ormai avrà preso di mira Cristiano Ronaldo, perché sta facendo di tutto per lasciare la Juve, e se lui rimarrà con la consapevolezza del fatto che andrà in scadenza il prossimo anno, se ne andrà il prossimo anno, e che quindi non voglio dirlo perché già troppe volte mi sono ritrovato a dovermi rimangiare quel grande professionista di Cristiano Ronaldo, perché secondo me sotto il profilo umano non si sta comportando per niente bene. In campo rimane spettacolare perché ogni palla che passa lui la va a cannibalizzare, anche l'altro giorno con l'Udinese, non fosse stato per qualche millimetro, la cacciava dentro. Però sono molto deluso sia dalla Juve, che in questi anni non è mai riuscita a dare quello strappo decisivo per diventare una squadra da Cristiano Ronaldo, e da Cristiano Ronaldo,
per motivi che ho già elencato. Aggiungo che io non considero Cristiano Ronaldo indispensabile alla Juve quest'anno, perché, come ho ribadito tante volte, secondo me l'obiettivo della Juve è vincere lo scudetto, non è giocarsi la Champions League. Temo che la Juventus, no, temo, dico, non abbia la squadra per vincere la Champions. E Cristiano Ronaldo è stato preso come valore aggiunto per provare a vincere la Champions all'epoca. Non è più quella Juve, è una Juve più scarsa, non è più l'ultima Juve di Allegri, è una Juve più lungimirante, più giovane, più in prospettiva. E quindi abbiamo bisogno probabilmente di un altro tipo di giocatore, di un altro tipo di attaccante, non di Cristiano Ronaldo, perché l'obiettivo quest'anno è tornare a vincere lo scudetto, avvicinarsi molto allo scudetto e arrivare almeno nelle prime 8 di Champions. Oggi vedremo i gironi che cosa succederà, estrazione alle 18. Quindi io sono il primo a livello razionale a dire che Cristiano Ronaldo non è indispensabile in questa stagione della Juve. Ma 5 giorni alla fine. 5 giorni alla fine. 5 giorni alla fine. È un incubo. E possono darci tutti i soldi che vogliono, ma i soldi non faranno gol. Non saranno quell'appiglio nel momento decisivo, non saranno quella speranza quando lanci l'ultimo pallone lungo agli ultimi secondi di partita. Sono soldi che non entrano in tasca a me, non entrano in tasca a te, entrano soltanto nelle casse della Juventus e forse non verranno nemmeno reinvestiti perché verranno utilizzati per coprire altre perdite come è già successo mille altre volte. Questa è la situazione, signori. Scusate il tono un po' polemico e per aver espresso dei concetti anche in una maniera un po' brutale, ma sentivo di doverlo fare così questo video, perché sono molto scocciato dalla situazione che si è venuta a creare, molto scocciato.